Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. 20 e 30 di questo 30 marzo 2022, trentesima puntata del Blu di Famiglia. Il 30 ci accompagnerà nel corso di questo nostro appuntamento con una serata che si preannuncia davvero speciale. Lo abbiamo visto nei post di queste ultime ore, dove abbiamo cercato di raccontarvi, seppure a spicchi, quello che. Starete per vedere in questa serata, ma vi posso garantire che sarà molto molto di più di quello che vi abbiamo descritto perché è davvero una serata speciale. Siamo molto contenti di vedervi già così numerosi collegati. L'invito sia che ci state seguendo come adesso in diretta in questo 30 di marzo, ma anche rivedendo la puntata in modalità replay. Condividete la diretta, condividete il video con i vostri amici, con le vostre amiche, rendeteli e rendetele partecipi di questo appuntamento davvero speciale perché questa sera vi presenteremo una novità assoluta. Parliamo della nuova Joss Torino GTI Plus Disc. Ma novità nelle novità, per la prima volta e per festeggiare degnamente questa trentesima puntata, vi mostreremo anche tutte le fasi di montaggio della bicicletta, partendo dal telaio ad arrivare alla bici finita. Quindi un percorso davvero bello che vi invitiamo a seguire dall'inizio alla fine, ad accompagnarmi come sempre in questo viaggio, a condividere il viaggio di questa sera. Ci sono come sempre Marco Gios, eccolo qui. Con ciao Fabrizio, ciao a tutti ciao Marco, buonasera ciao, ciao. buonasera ben bentrovato anche a Aldo Giossa. ciao Aldo, buonasera ciao, ciao Fabrizio, grazie di tutto buonasera, buonasera, eccoli qui straordinariamente in forma perché Marco veramente, questa sera festeggiamo la trentesima settimana di messa in onda del Blu di Famiglia e quindi è già una prima bella ricorrenza da festeggiare insieme sì assolutamente un bel traguardo diciamo che come inizio e partenza a livello di esperimento con ov ovviamente come tu più volte hai detto i miei relativi dubbi ma avremo abbastanza da dire devo dire che avremo ancora tantissimo da dire proprio in un momento come questo che comunque si caratterizza per veramente un bel po' di novità e adesso insomma con questi filmati del montaggio direi che andiamo a arricchire ancora di più un appuntamento che è già ricco di suo quindi bene bel traguardo raggiunto Aldo, esattamente come 30 settimane fa quando abbiamo aperto questa nostra avventura, anche questa sera tu ci accompagnerai e questo te lo, te lo dobbiamo dire, insomma, ormai le, le, le tue perle di saggezza, le tue frasi sono rimaste scolpite non solo nella mia memoria ma anche in, in quella di tutti, i, di, di tutti gli amici. Aldo, un altro bel traguardo perché insomma ti sei catapultato in questa esperienza multimediale 30 mesi, insomma. È un bel traguardo, cosa ci dici? Ma diciamo che Marco ha fatto tutto cosa bisognava fare per fare questo modello. Io sono molto soddisfatto di lui e sono veramente. Capisci che io ragiono con una mentalità differente da, da quella che c'è perché ho gli anni, però lui è stato grande, è stato veramente grande. Ha fatto un lavoro e ha lavorato comunque posso anche dirlo giorno e notte, io ho già uno che lavora giorno e notte forse lui ancora di più quindi sono molto contento ecco questa, bene, e questa una bella, è una bella cosa una bella soddisfazione vedere la continuità di un grande progetto come quello di Joss Torino questa sera oltre alla bicicletta non saremo soli perché, oltre agli amici e le amiche che sono già collegati con noi e adesso vi saluterò come sempre perché non perdiamo le nostre buone abitudini, questa sera abbiamo anche il fortunato possessore della bici che stiamo per vedere. Ma la cosa bella è che non l'ha vista nemmeno lui, come l'abbiamo vista noi. E quindi questa sera un motivo in più per Davide Tessarolo di condividere questa nostra serata e di ricordarsela per lungo tempo. Ciao Davide, buonasera. Ciao Fabrizio, ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Prima di tutto, grazie, grazie a te per, per aver accettato <ride> e soprattutto per averci dato anche questa straordinaria possibilità. E quindi capiamo l'emozione di sapere che tra non molto, sulla bici che stiamo per vedere, ci sarai tu direttamente, ma vederla comporre, montare in, in tutte le sue parti, insomma, credo che. Che sia davvero qualcosa di importante. Tu, come stai vivendo questo, questo momento? Tra l'altro, in cui noi festeggiamo le, i 30 mesi dalla nascita del Blu di famiglia, che è un altro traguardo importante. Beh, sicuramente sono contento di partecipare in un'occasione un particolarmente un po' speciale. E, più che altro per la bici che poi diventa la mia, quindi insomma sembra la carica di, di significato ulteriore. Poi ovviamente io me la sono immaginata perché sono mesi, sono addirittura anni che ho il film in testa di come deve essere, di come verrà, di come la potrò guidare, di dove la porterò e cosa. Però oggi direi che, cioè, da oggi, qua davanti è, è arrivato il momento di toccarla con mano. Ecco, quindi guarda, Marco, che lavoro è stato fatto e, e, lo, e lo vedremo, è eh. veramente straordinario, però due, due parole di introduzione e poi passiamo agli amici che ci stanno seguendo sui social e partiremo con il filmato. Vediamo giusto il tempo di bere il caffè tranquilli e poi di, di essere lì con gli occhi ben concentrati su quello che stiamo per vedere. Marco. Beh, innanzitutto ringrazio io Davide insomma, della partecipazione a questa cosa che suona veramente ancora tanto come blu di famiglia perché l'abbiamo sempre detto, questo rapporto coi clienti, che è un po' un rapporto speciale, no? E Davide aveva delle idee ben precise nella sua mente, voleva una bici che uscisse un po' dal coro. Ci abbiamo provato, io ho ascoltato i suoi punti di vista, lui ha ascoltato i miei, ed è venuto fuori qualcosa che, lo dico molto onestamente... Probabilmente io da solo senza uno stimolo non l'avrei fatto. Avrei fatto di nuovo magari una bicicletta molto più normale. Quindi eh, ben venga questo tipo di collaborazione ed è per noi un arricchimento. Ecco, il che non vuol dire venire qua con un disegno e dire io la voglio così. Cioè è una collaborazione che si crea. Però, se tu ascolti degli input, secondo me, questo è un modo per arricchire tantissimo il lavoro. Perché, comunque, ti apre gli occhi di fronte a delle soluzioni magari grafiche che prima non ci avevamo non avevamo pensato e quindi diciamo sono ancora una volta contento di questo, ma ancora una volta dico grazie ai clienti che mi danno questo stimolo, ecco, che si fidano, ma al tempo stesso vogliono dire la loro in un progetto che per me è molto importante. Allora, guarda, guarda qui, facciamo una cosa. Adesso il momento eh, il video è lì, eh. eh guardate, que questa è una cosa per cui quelli che dicono, eh, ma chissà com'è quando montano la bici, quando fanno le cose. Questa sera, veramente, ragazzi, vi faremo vedere tutto, dall'inizio alla fine. E la bici, come avete visto, non l'abbiamo ancora mostrata, la vedremo proprio alla fine, perché vogliamo farvi vivere tutta l'emozione di questo appuntamento. Prima però, perché se noi siamo arrivati a festeggiare questo traguardo dei 30 mesi di programmazione, e credeteci, in un mondo del web che, che cambia veramente da una settimana all'altra.. Eh, traguardare questi 30 mesi è per quanto ci riguarda, davvero una, una grande soddisfazione. Perché abbiamo aperto decisamente una strada, ancora quando, eh, fortunatamente, eh, lo dobbiamo dire, eh, non c'erano problemi di lockdown di chiusure. Quando poi tutti si sono riversati nel, nel mondo delle dirette, e, e noi naturalmente siamo molto felici di questo. Ma noi abbiamo iniziato 30 mesi fa. Eh, guardando molto, molto avanti e vi possiamo dire che proprio con questo traguardo dei 30 mesi di programmazione vogliamo rilanciare ancora guardando al futuro con altre novità che seguiranno l'aspetto ovviamente della progettazione delle biciclette ma anche della comunicazione cercando sempre di eh, guardare veramente oltre quello eh, che è possibile vedere cercando di darvi anche in questo caso eh, degli spunti nuovi quindi per noi arrivare questa sera ai 30 mesi di programmazione vuol dire anche guardare a nuove cose sperando sempre di eh, avere la vostra attenzione e il vostro affetto per cui questa sera davvero vi vogliamo ringraziare e allora inizio subito con il primo saluto che questa sera ci porta direttamente in, uh, in Brasile è stato il più veloce questa sera e quindi andiamo subito giriamo come sempre il mondo salutiamo Claudio ciao Claudio grazie per essere con noi saluti anche a Massimo Giolo ciao Massimo arriva anche Patrick come sempre ciao Patrick Buonasera, ben trovato. Buonasera anche ad Alberto, non manca anche il nostro Nicolò. Ciao Nicolò, eh, buonasera, andiamo avanti con i saluti. Francesco, viva il Blue Joss, ma io sempre fedele ai classici di Acciaio Joss. Viva Aldo e Marco Joss, lunga vita al maestro Aldo. Allora Aldo, inizi, inizi tu a rispondere qui perché vi, 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 vi chiamo alla gran voce quindi giustamente questa sera è anche il vostro momento. Aldo. Sì, lui è uno dei miei grandi amici perché io più che clienti ho degli amici. Io gli ho insegnato a Marco che deve essere una grande famiglia, che Anna B.C. Jones fa parte della nostra famiglia, deve essere un cultore della bicicletta e nella vita viaggerà sempre che la gente gli farà i, i complimenti. Via. Comunque sono tre felici di tutto quello che ha fatto Marco perché io non sarei stato in grado. Eh, insomma, ci, ci si evolve, aspetta, aspetta, Marco, ah. che apriamo anche il tuo di microfono. Vai, vai. Ah, volevo dire che sono molto contento. Adesso, papà è molto di buon umore. Siamo andati anche a mangiare una pizza insieme. E quindi siamo molto <ride> gasati con i progetti. noi Però, adesso, già che lavoro più di lui da giovane, potrei dire qualcosa, mi do da fare. È che ora ho fatto molto di più potrei dire ancora di meno, però diciamo, ci va un certo, un certo filtro d'orgoglio da mettere, però mi fa molto piacere l'evoluzione che prende. E devo dire però, perché parliamo di biciclette moderne, poi vediamo la bici di Davide che sarà molto strana, prima cosa che ha detto il papà comunque ha detto «Questa piace anche a me, questa ah, piace anche ecco, a me, te lo, lo so... <ride> te lo dico, questa piace anche a me». Poi eh. dopo se facciamo passare un po' di giorni, già due o tre giorni, ma però, eh, però prima cosa Stasera. che ha detto… Faccio... Questa... <ride> lo, pre lo prendiamo aspetta aspetta Aldo che riapriamo vai vai, dimmi no, che non è proprio così, piaceva anche solo che quei colori lì io non sono interista <ride> e allora <ride> Vabbè, Mamma poi la, la vediamo, arriviamo subito, però vi voglio veramente salutare perché siete una parte importante e fondamentale di tutto questo eh, progetto. Salutiamo anche Gianfranco Trevisan. Ciao Marco, ciao Aldo, ciao a tutti, da Dorina Gianfranco. e Gianfranco, poi Wayne, che ho avuto anche il piacere di conoscere, ciao Wayne, buonasera e eh, ben trovato. Poi ancora Gian ciao Aldo, ciao Marco, vi vedo bene. Buona serata a tutti. Arriva bene, anche sì. un. Ciao ragazzacci <ride> da parte di Maurizio, ciao Maurizio, Simone, buon vissuto, buonasera a tutti, buonasera anche a te, buonasera a Simone Colombo, anche lui, uno dei nostri fedelissimi spettatori. Saluti anche dagli amici eh, da Jean-Claude, e in questo caso salutiamo il Belgio, c'è anche la nostra Samantha Profumo, grazie, siete una realtà che fa un gran bene, grazie, grazie davvero anche alla nostra Samantha. Andiamo in Messico perché ci stanno seguendo in diretta. Anche dal, dal Messico, davvero eh, straordinario. E, e poi qui Roberto, eccolo, <ride> Guarda <come è> <ride> andiamo avanti, andiamo avanti. Poi ancora, eh, ho visto Daniele Manato, nuovo look tra l'altro per lui. Eh, stai bene, Daniele, stai bene. Ciao ragazzi, questa puntata non me la voglio perdere e assolutamente fai bene. Poi andiamo in Toscana. Da Lorenzo, che rivedo con piacere. Ciao Lorenzo, buonasera anche a tutto il, il suo gruppo degli amici delle Gravel, grazie anche per, eh, per questo saluto. Poi arriva un cuore da parte di Valentina. Ciao Valentina, eh, buonasera e grazie per essere collegata eh, con noi. Saluti anche dalla Brianza con Vittorio Terragni, poi ancora. Qui andiamo da Davide Meteo Belga per presentare una Joss. Perfetto, e quindi abbiamo, abbiamo anche questo, questo passaggio. Alberto, buonasera cari Joss e a tutti i presenti. È sempre un piacere sentire le vostre voci che parlano poeticamente di biciclette colorate di blu ma ragazzi, cioè, ma vi rendete conto che cose belle che ci scrivono? Marco? Beh sì, vabbè, Alberto lo ringrazio perché veramente un fine della parola riesce con due parole sempre a fare dei complimenti veramente bellissimi lì. è un po' un'arte come fare le bici scrivere dei commenti belli così, comunque lui lo dice così, altri in meno comunque veramente come dicevi tu noi facciamo una parte ma il, proprio il concetto del Blu di Famiglia questa partecipazione totale è veramente grazie a queste persone che ci scrivono questi messaggi e, queste, e questi incoraggiamenti e queste domande anche che ci, fa, insomma, che ci dà lo stimolo per proporre sempre cose nuove quindi diciamo che è bene che ci siamo noi ma è anche bene che ci sia tutto questo pubblico a cui interessa questo, questo tipo di trasmissione quindi grazie a tutti allora, il caffè vi abbiamo dato il tempo di berlo, il digestivo, insomma, dopo cena, quello che volete, adesso mettetevi comodi, se avete il cellulare mettetelo proprio lì bene, il computer c'è già sul suo monitor, quelli ancora più moderni con la smart tv collegata con noi ci possono vedere, adesso siamo pronti finalmente per vedere, allora iniziamo a farla apparire nel riquadro qui, vi dico che vedremo passo passo il montaggio, quindi tutti i vari pezzi, cosa verrà fatto, cosa non verrà fatto, insomma vedrete tutto come questa bici viene praticamente, eh, non, non vi posso dire di più. Marco, sennò dopo svegliamo la sorpresa. La Come viene assemblata, diciamo che è, è, i passaggi del, dell'assemblaggio di questa bicicletta qua. Di questa bicicletta. Allora, guarda, sono un flash, Alberto. Grazie, Marco. Siete voi ad ispirarmi. Eh, insomma, è una bella atmosfera che arriva. Allora, siamo pronti? Dalla regione dicono che siamo a posto, possiamo partire con la visione, la prima visione del filmato. Allora, Marco, la prima cosa eh, proprio prima di, di farlo partire, eh, sì. noi partiamo vedendo le primissime, le primissime fasi che. Lo ricordiamo quali sono? Tu adesso stai lavorando eh, sulla, sulla. Allora, ruota. Partia partiamo da qua adesso. Sì, sì diciamo partiamo. che quando, quando sei arrivato, avevo montato lo stesso al movimento, che sono le parti diciamo più ostiche del. Del, del, del montaggio della bicicletta, poi mettiamo le ruote, iniziamo a montare il manubrio e facciamo passare tutti i vari cavi. Poi, se vuoi, durante il video possiamo commentarlo. Ecco, Ass assolutamente quando... no, no, ma lo, lo eh. vediamo già sì, sì. e lo, lo facciamo partire. Eccolo qui che finalmente, esatto. finalmente parte e noi beh, rimaniamo con, con questo riquadro e, e vediamo tutte le varie fasi, anche per far capire che. Insomma, non è così semplice mettere, mettere in quadro tutto Marco, giusto? Sì, beh, diciamo che qui adesso siamo nelle fasi iniziali, metto le ruote, verifico insomma, i centraci delle ruote e poi inizio a montare i componenti su, sul telaio. E ovviamente questa bicicletta, come vedete qua, è montata a chorus a 12 velocità. Ecco qua sto allineando il forcellino posteriore con la ruota, cioè quella chiave campagnolo che è fatta apposta serve perché la ruo il cambio deve essere esattamente parallelo alla ruota per funzionare bene e con questa sorta di compasso lo allineo. Eh, dopodiché lo tolgo, prendo il cambio 12 velocità e lo installo con un pelino di grasso. Sarebbe carino metterlo, perché comunque preserva in caso di successivi smontaggi. Quindi lo chiudo e poi, con la brugolina, setto il fine corsa in basso e il fine corsa in alto. Cioè faccio in modo che il cambio non vada né verso la ruota, e ne scenda invece in basso eh, verso, verso il porcellino. Qui invece ci occupiamo del posizionamento del deragliatore. Che qui, vediamo, qui facciamo l'unboxing in diretta esatto, praticamente. Esatto. esatto, esatto. Quindi, posizionamento del deragliatore: eh, qua, questo 3 ha il deragliatore a saldare. Quindi, lo posiziono eh, il deragliatore dalla forcella del deragliatore all'ingranaggio sotto. qua verifico l'altezza, ci va più o meno. 2 mm, o 1 mm e mezzo, quindi il deragliatore va presentato, poi si guarda bene l'altezza e lo si chiude ovviamente parallelo agli ingranaggi a quella distanza che ho detto. Esistono anche delle dime per posizionarlo, ma direi che 1 mm o 1 mm e mezzo, due. possiamo vederlo anche a occhio, esattamente come qua. Catena. Eh, eh, questo eh, è un catena, passaggio mica sì. da ridere. Lunghe lunghezza catena, insomma diciamo che bisogna settarla guardando che sotto la rotellina principale ci passi più o meno un centimetro e mezzo qua smaglio la catena nella maglia interessata poi la catena a 12 velocità campagnolo ha un pin di collegamento che poi bisogna ribattere nell'altro senso quindi adesso immagino che qua sto mettendo il pin dal senso interno verso l'esterno esatto sto proprio facendo quello e poi, ecco, adesso sto, lo sto spingendo verso l'esterno, poi tolgo una parte che c'è in eccesso dalla, diciamo, dalla catena da quest'altro lato e ribatti il ribattino campagnolo. Adesso guardiamo, ecco, qua spezzo la parte eccedente, qua ribatto dall'altra parte. Quindi diciamo Passaggio che la catena è chiusa. Complicato, sì, eh, è complicato quindi... più che altro per la lunghezza della catena e soprattutto le catene campagnole sono giuntabili in un unico punto, quindi se sbagli devi metterne un'altra. Non si può pensare eh. di poter, ecco, no, di poter questo fare, sottolineare che, insomma... fare diversamente. Esatto. Qui ci prepariamo all'assemblaggio del manubrio. Esatto. Eh, il manubrio adesso viene scartato, ovviamente, eh, e poi dopo prenderò i comandi. E li no, ma la cosa generali. bella, Marco. Sai cosa? È proprio no, bello, Lo vedo vedere... anche io per la prima volta, quindi mi dispiace eh, sì, se ogni sì. tanto aspetto, perché anche no, io lo vedo. E questa è l'atmosfera. Cioè lo, lo dobbiamo vivere così: proprio in, <ride> uh, in diretta, con tutta la sorpresa di, di vederlo. Esatto, esatto l'unboxing dei comandi. Vabbè, come, come vedete, già parliamo anche un pochettino del materiale campagnolo, nel senso che. Come vedete sono tutte tutto nella, in una scatola, tutto ordinato, con tutte le istruzioni, insomma, già la scatola è veramente, veramente bella. E qui posiziono le leve dei comandi, eh, cercando di, ecco, le lascio un po' alte da sotto. Allora, Devlaming, le volevo un centimetro più basse. Normale sarebbe in piano, Tessarolo le vuole un centimetro più alte. No, sto scherzando. Sto Don, scherzando. Dopo gli chiediamo, ma... tutte ste cose. <ride> sarebbe andato bene anche lui, le ho messe un, un po' più alte per partire da una posizione comoda, ma si possono ancora diciamo, abbassare ulteriormente. Poi prendiamo il comando destro con lo stesso modo. A volte è più difficile toglierli dalla scatola che montarli sulle biciclette, queste, questo tipo di prodotti, perché veramente ormai il packaging ha raggiunto dei livelli veramente sensazionali. E posizioniamo alla stessa, ovviamente alla stessa altezza, che sembra un'operazione un po' delicata. Sembra semplice. Posizioniamo poi il manubrio sulla pipa che era già stata montata prima. Con, con lo sterzo, devo dire che anche questo abito da gabibbo che ho scelto questo giorno per fare questo video eh, mia, mi dona parecchio. Già sto diventando sempre più smilzo. Eh, devo dire che la prossima volta ci penso un attimo. Magari metto lo un devi gringolino. mettere blu la prossima, eh, volta eh? Sì, sì, davvero, davvero. Sì, sì. Devo dire di sì. Eh, niente, questo qua adesso lo chiudo con questa chiave, ma verrà poi chiuso dinamometrica. Adesso è solo per investirlo. Attacco della Deda 000. Eh, manubrio della Dreda, in questo caso, anche se è una bicicletta da, da strada, manubrio grave, l'ho un po' aperto sotto, eh, un po' particolare, con queste orecchie insomma, che, vengono, che vengono un pochettino in fuori delle leve dei freni. Posizionamento del cambio, cavi cambio. Vabbè, lunghezza delle guaine, abbiamo parlato diverse volte che ci tengo particolarmente, quindi, come vedete, faccio diversi tentativi. Questa bici, ma lo vedremo meglio dopo, ha un passaggio cavi molto particolare. Diciamo che i più attenti avranno già notato che questo cavo passa in dei posti un po' particolari ed è una cosa. Che a me piace molto e sono contento che insomma, Davide abbia recepito positivamente perché è un passaggio cavi veramente utile per la funzionalità e secondo me è pure un po' sexy da vedere perché questi cavi quando li vedi così che li vedi muoversi è sempre una cosa bella della bicicletta. Quindi chiudo il cavo del cambio e faccio la stessa cosa con, eh, con il cavo del deragliatore. Adesso dall'altra parte, e nel cavo del deragliatore vado a inserire anche un registro che serve perché il cambio ha il suo registro personale, il deragliatore invece non ha registro e quindi inserisco a metà guaina un registro che se tu devi registrare il deragliatore mentre vai in bicicletta hai possibilità di farlo. Blocco, chiudo, taglio un po' di cavi in eccesso, non tanti ma qualcuno lo taglio, un po' di grasso sui pedali, pedali sempre chiusi, forte, non perché i pedali si svitano, perché non si svitano, ma se muovono ti rovinano il filetto della pedivella e poi dopo va a finire che dopo devi buttare le pedivelle, quindi quelli che dicono ah non serve, no, non è vero, serve perché se si muovono eh, creano, creano un danno e montiamo poi... due pedali Dimmi. Eh, volevo anche ricordare agli amici e alle amiche che ci stanno seguendo da casa, poi ovviamente lasceremo anche spazio alle vostre domande perché credo eh, adesso vedo che sono tutti molto tranquilli perché stanno seguendo, qualcuno ci ha scritto vi seguo in, in religioso silenzio e, e poi avremo anche delle domande che vogliamo leggere anche da parte vostra, ci confronteremo con Davide con Aldo insomma questa è una serata davvero speciale. Di nuovo a te Marco. Allora, dicevo, sì, dei pedali che, insomma, i pedali look che ho carbon. Qui, a questo punto, settato il cambio, tolgo le ruote per eh, collegare l'impianto idraulico freno a disco. E quindi posiziono, diciamo, tra virgolette, grossolanamente, ma non ancora posizionato perché il freni, i freni campagnolo adesso arrivano con l'olio già all'interno dell'impianto, quindi le pinze sono chiuse, quindi vanno posizionate Bisogna collegare l'impianto e poi, dopo, aprire le pinze manualmente. Una volta aperte, l'olio all'interno del, del componente è già sufficiente per far funzionare, funzionare l'impianto idraulico. Quindi, qua le posiziono nella forcella, ecco che si è chiuso, ma che ha, abbia ancora la possibilità di muovere. Quel tappino giallo che vediamo è quello che non mi fa uscire l'olio. Qui avrei un grande aneddoto da dire riguardo alla fotocamera raccontiamo di Fabrizio. No, no, okay. lo raccontiamo Benissimo. Esatto, esatto. Quindi inserisco lo il, il pernetto frontale dell'impianto idraulico che va imbattuta con la guaina. Poi a questo punto guardo che sia ben inserito e lo metto all'interno del, del freno campagnolo e lo chiudo alla coppia di serraggio indicata. Apro i pattini e inserisco la ruota ecco diciamo adesso lo sto dicendo un pochettino veloce ovviamente il video è tagliato non è che proprio sia una cosa immediata però come vedi diciamo questi freni sono stati abbastanza buoni alla prima ecco montato e, e quindi, e quindi poi, poi il pattino può essere regolato faccio la stessa cosa per il per la parte posteriore dove vado a inserire? Ecco, l'attenzione a inserire questo pezzettino di metallo de alla fine della guaina, ma non far gonfiare la guaina, perché sennò poi lei non va, non va eh, dentro fino in fondo in battuta. E il grippaggio eh, della, diciamo, del piccolo segher che c'è lì, de lì dentro non, eh, non, eh, non riesce ad avvenire. E... Torno indietro, questo tezzo, vediamo un po' di olio rosso, l'olio ro nuovo campagnolo. Il freno va messo dopo a posto perché eh, c'è l'olio dentro e questo freno qua, diciamo che ha il buco verso il basso. Sistemo le parti, diciamo, le, le brugole di fissaggio nel, del forcellino, e poi scollegherò l'impianto, aprirò i pattini, metterò l'altra ruota. Inserisco vabbè, la sella e, e ovviamente il reggisella era stato già preventivamente eh, passato. Qui, diciamo che vabbè, Fabrizio fa vedere un pochettino i dettagli. Metto la sella in bolla avendo l'accortezza che nel fronte la punta della sella sia un po' più bassa, non sia esattamente in piano, ma un pochettino più bassa. Parte di cui vado sempre molto fiero posizionamento del nastro e quindi diciamo che ma i dettagli, eh, la nostra dettagli domenica, i, i, eh, i miei eh, tappini, insomma li, <ride> tutte queste queste chicche così e qui ragazzi nella eh... posizione così che è corretta, adesso è milioni di messaggi, no al contrario no invece è corretto <ride> ma poi e... ne parliamo eh, con gli amici <ride> sì, a casa esatto perché quando arrivi sopra il nastro avvita e fai in modo che il nastro non si, non si muova diciamo dalla, dalla sua posizione E eh, niente, qua diciamo va avanti Arriva al punto un po' ostico del comando in cui bisogna fare una sorta di giro zig zag avanti e indietro. Eh. questa comunque. Adesso, noi, ovviamente, la, 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 lasciamo scorrere questa immagine la vediamo. però è una fase comunque delicata dove bisogna posizionarlo in maniera corretta senza sovrapporre il nastro al nastro, ma farlo svolgere eh, sì. correttamente per arrivare a. Insomma, poi si consuma man mano che noi lo abbiamo, quindi è, è calcolato per rimanere. Eh, tu, tu poi vai a fare anche a qualche istante una, un taglio, insomma, sono tutte quelle, eh, quelle piccole cose che però fanno la differenza quando si ha tra le mani un manubrio nastrato correttamente. Sì, se lo sovrapponi troppo diventa troppo ciccio e soprattutto non ti basta il nastro, perché non riesci a arrivare alla fine, specie con un manubrio largo come questo, arrivi alla fine che non basta. Se lo sovrapponi troppo poco, diventa troppo sottile, c'è il rischio che poi lui si muova e si veda sotto il manubrio, che è una cosa abbastanza spiacevole. Quindi diciamo che, come tutto, la via di mezzo è diciamo, quella che, che va bene, però a volte non è facile trovarla, perché quando si ritrova a un certo punto, finisce il nastro. Ecco, in questo caso, qua arrivo praticamente alla fine. E ho ancora tempo di fare un taglio che però è perpendicolare, non è un taglio dritto, ma è perpendicolare. Esatto, qua si vede molto bene, in modo che io riesca a fare il finale del nastro esattamente dritto, e posso andare a rifinire con, eh, con un po' di nastro nero, volendo anche con la chiusurina. In questo caso, qua essendo la bici un po' total black, diciamo che non abbiamo infierito con eh, ghirigori vari che a Davide non sarebbero piaciuti. Dopo no, chiediamo perché ah, no. sappiamo che lui ha proprio, c'è un concept lì dietro mica da ridere eh, che è durato anche qualche anno però adesso non lo vogliamo disturbare perché lui deve proprio godersi, penso che certo. eh, farsi costruire una, una bici su misura e poi vedere anche il video con cui te la montano come sorpresa ancora prima di, di vederla dal vivo ma insomma è, è, davvero, è davvero notevole. Abbiamo fatto solo la prima metà del manubrio. Adesso, qui, esatto. ovviamente, vai a, a riposizionare il gommino e guardare che non ci siano parti bucate, diciamo, che si vedano attraverso. Perché logicamente, quella è sempre anche molto spiacevole. Parto dall'altra parte con il nastro sempre posizionato da sotto verso il fuori, eh, salendo, diciamo, il più regolari possibili. Guarda, veramente, veramente bello vedere questa fase. Grazie anche a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo, numerosi grazie a coloro che vedo stanno condividendo la diretta. Poi daremo spazio anche alle vostre domande, perché insomma, è veramente. E, e non l'abbiamo ancora vista finita. Insomma, abbiamo ancora tante belle cose, e poi vi faremo un'altra sorpresa eh, dopo questo filmato. Quindi la, la nostra serata continua. Anche qui passaggi come sempre delicati, bisogna tagliare quello che avanza del, del nastro, ma poco, cioè non, non, dobbiamo arrivare al contrario, soprattutto perché poi c'è il confronto tra la parte destra e la parte sinistra e devono esserci eh, ovviamente le, le misure corrette, so, non che vedi il nastro da una parte che è più lungo e dall'altra più corto, è giusto Marco? Sì, sì. sì, diciamo che in casi estremi, quando devo stare un po' distante perché magari il cliente non vuole il nastro fino al fondo, tipo per esempio alla nera, uso anche il calibro. Perché c'è la distanza da una parte deve arrivare alla pipa e la stessa distanza esatta deve essere dall'altra parte. Intanto mi cambiano quei nastri asimmetrici, e non è che insomma faccio un pochettino fatica a digerirli. Quindi sì, è un lavoro bello anche perché poi uno fa tutto il lavoro poi per la parte finale di rifinitura, se diciamo non, eh, non, non è simmetrica, diciamo, quando sei in bici guardi oltretutto tutto il tempo. Quello è proprio l'unico posto dove hai gli occhi sempre fissi. Quindi, diciamo che è una cosa che, a cui tengo parecchio, ecco. No, poi diciamo che farlo vedere da proprio eh, anche la il sentore di quanta cura, anche per un nastro del manubrio, no? Cioè, uno dice, eh, stiamo eh, assemblando una bici e poi. Guarda, anche solo per, per mettere il nastro correttamente. Eh, che cosa ci vuole? Ci vuole esperienza anche per questo: il colpo d'occhio. Insomma, credo che prima di arrivare qui, insomma, qualche, qualche nastro di. prova… Sì, qualche nastro abbiamo montato. Soprattutto adesso ci sarà quella bellissima fase che adoro del timbraggio caldo del nastro. Che insomma, è una cosa che, che mi fa sempre molto piacere. Mi piace molto. Ecco, in questo caso, per esempio, torno un po' indietro perché mi rendo conto che non è simmetrico come dall'altra parte e quindi torno un po' indietro, recupero non so, magari un millimetro da ogni giro riesco ad andare avanti di 3 o 4 a seconda di tutti i giri che fai, quindi insomma un lavoro di questo tipo qua che, che viene fatto, ecco cioè avete notato il tempo eh, se, se guardiamo la sequenza questa è una sequenza in tempo reale eh, qui non è stato tagliato nulla eh, e, e questo vi fa capire solo per mettere il nastro quanto tempo ci vuole solo per questa operazione al netto di tutto il resto esatto, e poi, ah, poi un altro il, dettaglio anti-scratch eh. anti bellissimo posizionato che la guaina batte e non ti va a segnare il telaio e quindi quella è una chicchetta che è sempre, che è sempre molto bella e apprezzata con la scritta anti-scratch insomma bello diciamo che è una roba che mi fa che mi fa sempre piacere ecco timbratura del nastro <ride> che è un'altra cosa che mi fa veramente gasare e bello cioè nel senso bello 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 e non è l'unico lo vedremo ne vedremo un po sono quattro i timbri i quattro applicati. timbri tutte, tutte le parti Sembra un po' bene, la pubblicità eh? del Granapadano. Si no. <ride> vede molto molto bene, guarda, anche questa temperatura qui, eh, ragazzi? Avete visto che avete fatto bene a seguirci in questa trentesima puntata? Come sempre, ma questa sera ancora di più, guarda che bello. Ecco qui. Ecco l'ultimo. Ecco. Eh? Mica male, eh? Sì, Davide <ride> no guarda andiamo qui con l'inquadratura dopo andiamo avanti noi prego <ride> no, io sono commosso sono commosso eh, di direi che una commozione seconda a solo alla, alla nascita di mia figlia a cui sono riuscito a partecipare nonostante il periodo covid direi che perché vedere ah. una <ride> No, no, infatti, secondo, diamo, diamo il giusto peso alle cose, però direi Gra che veramente... Sì, no, certo, eh. capisco, capisco eh... anche il discorso che mi fai, perché comunque sia vedere dall'inizio una nascita di una cosa che uno si è sognato, insomma, capisco che dal punto di vista vostro sia, sia esatto. molto bello, eh. insomma, diciamo che grazie a Fabrizio che ha filmato, diciamo, tutta questa cosa è stata tutta la mattina, e eh. adesso l'abbiamo visto <ride> un pochettino in un riassunto, e avevo anche già iniziato a montare il terzo movimento, perché, come dice mio padre, ci va il tempo giusto, se fai esatto. troppo veloce, eh, vuol dire che non c'è voglia di farlo. Se invece vai troppo piano non sei capace. Però ecco, montare una bicicletta una mattinata me la prendo e se parto alle 8 a mezzogiorno magari andiamo a mangiare assieme. Perché ci sono diverse parti, ecco, paradossalmente, con il freno a disco si fa forse un pochettino più veloce che con i freni tradizionali per quanto riguarda la registrazione dei pattini. Perché il freno a disco, quando lo monti, apri l'impianto, così è, lo centri e va. Tante volte io prendo più tempo per montare una bicicletta con i freni a disco, ma poi mi rendo conto che nella realtà. Si tolgono molte operazioni. E... Però eccoci sembra un pochettino il discorso di questo collegamento della guaina idraulica. Possiamo dire l'aneddoto della tua ah, certo, fotocamera? Certo, certo. In sostanza, quando ho tagliato il cavo dell'idraulico, <ride> ha fatto uno schizzo sull'obiettivo <ride> della macchina fotografica di, Fabrizio, <ride> di, olio, di olio, il quale molto tranquillo. Mi ha detto: Vabbè, è acqua. No, ho detto, no, è olio, olio. <ride> ecco quella sua faccia. Ha veramente cambiato espressione dopodiché, dopo un'operazione certosina, io ho detto abbiamo fatto un danno, eh? Invece, poi tutto è andato a finire per il meglio, devo dire, meno male me la sono cavata. Se no, Davide doveva comprare la bici e poi comprare una macchina fotografica. Allora, anzi, ti abbiamo invitato apposta per dirti allora... per dirti che abbiamo l'ottica no, da, che... da cambiare, della... perché c'è l'ottica perché c'è l'olio, minerale della campagnolo sull'olio. Sul, sul, sul... Che, che rimane qui adesso. Comunque, chiaramente scherziamo, però eh, credo che 17 minuti sì 17 minuti di video che hanno riassunto una, una mattinata eh, abbondante. Perché poi in, in realtà, diciamo che ah, abbiamo finito dopo pranzo, forse ancora, vero? Esa sì, sì. Esatto, esatto. Ah, sì, perché sì. poi c'è stato anche il pomeriggio. Quindi ehm, questo per dirvi che da un telaio, intanto, rivediamo alcune delle immagini perché adesso voglio, voglio passare anche a. a Vedere, a vedere la bici, a dare spazio, eh, vedere la bici nel senso montata finita perché eh, è lì in postazione eh, con, con Marco. Però volevo sentire anche Aldo un attimo che era eh, contento al di là della bicicletta, ma, ma lo guardavo dai monitor nel, nel seguirlo e traspariva la soddisfazione di vedere Marco all'opera eh, su una bici come questa. E, e, e quindi volevo sentire anche un tuo commento, Aldo, su questo. Beh, Marco è un ragazzo molto giovane e, e è adatto a fare questo lavoro e poi soprattutto lo fa con passione. E chiaramente io quello che ho potuto fare è un po' per, per insegnargli, perché ormai non sei lui che insegna a me, quindi con Marco sei tranquillo. Lui sa tutto, consiglia bene i clienti, è molto importante questo perché più che il vendere la bici è quello che la bici poi resti nel tempo e sia si sempre giustabile, perché al giorno d'oggi fanno le biciclette usa e getta, questa è una cosa veramente triste, e invece bisogna che la bicicletta deve essere molto fatta, poi adesso io questo video prima non l'ho visto, e si vede che sono alle due mani buone, no? lì si parla solo di testa e di mani eh, montare le biciclette, comunque lui è veramente bravo, io sono, lui lo sa che io sono soddisfatto di lui. Però magari un po' lo stimolo anche perché io non è vero tutto quello che gli dico, eh, perché cerco sempre che. <ride> eh, però è chiaro che io capisco che il mondo ormai è dei giovani, non è più dei, dei vecchietti come me. Però io l'unica cosa che non riesco è stare un giorno senza vedere una bici. Io eh, certo. ma qui, vivo, giusto... vivo per la bici. Ma certo, ma poi mm. credo che avere anche un, un video come questo, eh, che Immortale ha un un evento importante eh, come, come questa bici ma come altre ne seguiranno insomma noi speriamo eh, di riuscire anche a, a proseguire sì. su questa strada di mostrarvi questi video vi chiediamo anche se questo video vi è piaciuto perché non abbiamo no, no. Eh, la, la, la presunzione eh, di pensare che sicuramente siamo eh, i più bravi del mondo però cerchiamo di portarvi con noi a vivere quelle emozioni che tante volte magari eh, non c'è la possibilità di farle vivere è vero Marco allora aspetta, aspetta, scusami Marco, ok, prego, Niente, figurati. Prego. No, tieni presente anche, dicevo che questo tipo di, di operazione qua del montaggio della bici è una cosa che facciamo veramente spesso con i clienti, nel senso che spesso chi magari viene anche da fuori dice cioè, aspetta a montarla, magari vengo e sto lì una mattinata, perché comunque insomma è una parte è bella, come diceva Davide, vedere nascere un proprio progetto, quindi è una parte è bella. quindi… Il discorso della tua idea di farlo vedere poi in video e far arrivare a tutti, anche a chi comunque non avrà questo tipo di bicicletta, è sicuramente una cosa che, che può avere il suo significato, quindi credo che sia stato molto positivo documentare questo momento, ovviamente con dei tempi televisivi, perché se no... Cioè metterci, eh, sennò diventa vi, la corazzata 5 ore, eh, esatto, esatto, 5 ore e poi vi chiediamo eh, le domande alla fine esatto. Della, esatto. della cosa allora, intanto allora, aspetta, è eh, che ci sono un po' di, eh, di messaggi. Allora, Domenico intanto ti dice che ti porta le sue biciclette sono solo 6 3 eh, da strada e 3 da mountain bike ma eh, ti ha mandato il messaggio mentre vedevamo la nastratura del manubrio ah, la nastratura, eh, ma tanto ecco. un altro ce l'abbiamo eh. solo Josco, quindi non si può fare mi <ride> mi ecco, quindi poi eh, Claudio che ci scrive, bellissima eh, bicicletta eh, e poi anche dettaglio lindo eh, perché si vedeva veramente molto, molto bene. Salutiamo anche Santo che non manca mai nei nostri appuntamenti, grazie Santo. Eh, Giampiero scrive a proposito del video: molto bello. Ho l'album fotografica delle varie fasi di costruzione della mia Joss Columbus 100, dai tubi di acciaio nudi al taglio eh, sino alla saldatura. Via via si. Sì. Fino al montaggio finale, solo Joss poteva farmi una cosa del genere, quindi questa è una bella cosa, sempre a proposito del video, Daniel ci scrive sono estasiato, che opportunità vedere nascere questa opera d'arte, insomma questo eh, naturalmente ci fa molto molto piacere e Proseguiremo naturalmente nella visione eh, di, di questo video tra pochissimo perché adesso vogliamo farvi vedere la bicicletta dal vivo, perché l'avete vista comporre piano piano, ma nel suo insieme andare ad analizzare un po' le caratteristiche e anche le specifiche che ha voluto Davide, perché Davide dovete sapere, cioè non è che è arrivato lì e ha detto pensaci tu, sì. come vi ha spiegato Marco, insomma è stato un, un bel confronto eh, tra, tra le parti. Per arrivare lì. Allora diamo tempo a Marco di posizionarsi eh, con, uh, con la bicicletta e andremo in primo piano. Quindi la vedremo nel suo insieme. Percorremo quelli che sono tutti i vari passaggi tecnici perché c'è molto da dire. Qui l'abbiamo vista in fase di assemblaggio, ma adesso la vogliamo analizzare anche dal punto di vista tecnico, a capire quali, quali sono state le soluzioni che sono state create ad hoc eh, con questa bella collaborazione, questi spunti reciproci di idee tra, tra Davide, tra Marco, tra Aldo insomma, un bel confronto eh, tra, tut tra tutti. Eh, Marco un piccolo messaggio ancora per il nastro da parte di Alberto vediamolo qui in onda dice ciao Marco ti porto la mia giossa a cambiare il nastro Vedi Benissimo. che eh, anche, anche questo ci sta allora siamo pronti per vederla finalmente nel suo insieme l'abbiamo vista a, a, a pezzi nel montaggio adesso la vediamo per intero sei pronto Marco possiamo andare sì cosa dici sto cercando l'inquadratura migliore per sì sì sì, sì arrivo arrivo che... però guarda okay. che c'è uno chapeau da parte della sì. nostra Samantha che mandiamo in, in primo piano. Grazie, grazie Samantha. Allora, via alla bicicletta, eccoci qui. A te Marco. Eccoci qua, la, la vediamo in tutto il suo insieme finalmente, dopo aver aspettato tutti questi post introduttivi. E vabbè, vediamo subito che la bicicletta è veramente molto particolare, nel senso che è una Joss è in gran parte blu, ma diciamo che ha sopra tutta questa parte nera che fa un tutt'uno col manubrio e canottosella. Devo dire che preso spunto dall'idea che Davide aveva su un foglio di carta ed è venuta veramente come ce la siamo immaginata. cioè Con la parte superiore tutta nera e questa cosa blu, Joss. Una cosa molto particolare, del tutto inedita, è la scritta Giostorino, ma questa volta in nero sul blu. Siamo abituati a vedere sempre. Il contrario, cioè le scritte sono bianche sul fondo blu e invece, in questo caso qua è nera. Quello che fa da Live Motive è diciamo questo taglio grigio che attraversa la bicicletta con una sagoma diversa dalla Super Rally, la Super Rally finiva poi sullo sterzo in alto, ma che forma praticamente con questo filetto grigio delle punte. Veramente molto precise, che ricordano anche un po' le congiunzioni dell'acciaio. Mi piacciono sempre questo tipo di forme sui, sui, tubi, sui tubi obliqui. È scritta Giostorino, veramente molto minimal. Adesivo Columbus Spirit HSS. È un tubo sella veramente scarno, che facevo veramente fatica a, a vedermi se non fosse stato, diciamo, per l'idea di Davide che devo. In tutto e per tutto a provare perché, guarda, questo taglio Reggisella come è venuto bene, sembra veramente la congiunzione del Columbus 100. E quindi ecco: diciamo, la prima cosa che colpisce, almeno come è particolare di questa bicicletta, andiamo ancora a vedere l'anteriore perché sull'anteriore abbiamo usato lo stesso stemma che usiamo sulle titanio, quelle tutte color titanio, quindi stemma JOS classico su fondo blu in rilievo. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. E qui, guarda, si sprecano anche i commenti. Simone, eh, buon vissuto che ci scrive: Bravi Marco e Aldo, complimenti a Davide. Sì, si chiama Davide, gran bella bici. Eh, intanto, cominciamo. Scriveteci pure i vostri, i vostri commenti, eh. siamo qui per, per leggervi. Arrivano i cuoricini di approvazione anche da parte di Marco, grazie, grazie Marco. Eh, Davide, allora adesso, adesso la, la, la vedi. Nel suo insieme, dopo aver visto tutti i pezzi. Guarda, io, io, io voglio sentire proprio le tue emozioni, quello che in questo momento ti passa, ti passa per la testa. Credo che sia la cosa più bella per tutti. No, no, beh, il, il punto di vista estetico che da un certo punto direi che è quello che comprendo meglio e, e riesco a valutare perché è soggettivo e quindi posso sbagliare, posso non sbagliare. A me piace così, tanto la devo pedalare io, in, questo, in estrema sintesi. E come me l'aspettavo? Cioè, la resa che avevo abbozzato su carta, sì, veramente fatta proprio a carta con la matita blu e nera, eh, però come è realizzata e come, come la immaginavo. Giusto per togliere ogni dubbio, non sono interista, non era l'accostamento <ride> dei colori in qualche maniera a, a altri significati, eh, perché ovviamente. Gli, il, il, il blue joss doveva esserci perché mi piace un sacco, è, è una tonalità di blu che personalmente mi dà una grande serenità anche dal punto di vista proprio di, è, è emozionale. Perché mi ricorda il, certi blu di, di, di certi cieli o il, il blu di, di certi laghi alpini. E il filetto grigio mh, è una chicca che veramente ho pensato, ma. La, devo dire veramente perfetta come, come uscita e proprio come me la pensavo, la, anche molto sottile rispetto magari a, a, agli altri filetti che Marco aveva applicato su, credo sulla, sulla Super Rally o comunque su, su altre. Mi è piaciuto molto l'idea di, di richiamare le congiunzioni, perché è un, è un acciaio moderno, ma in qualche maniera vuole richiamare la tradizione e quindi anche le congiunzioni, sebbene non ci siano. Dall'altro il filetto a me richiama anche un po' i, i, i filetti dei, dei serbatoi delle, dei boxer BMW degli anni 70, che è l'altra mia passione, e quindi c'è anche un, un po' un richiamo personale. Guarda, allora, per, perdonami solo, eh, Marco Beh. rimani un attimo su questo ponticello, perché anche questa Beh. è un'altra cosa particolare, Beh. perdonami Davide, perché, no, ne, no, ne, perché... Ne, abbiamo, ne abbiamo parlato. Beh. Marco, ce la, ce, la, ce la spieghi un attimo questa parte? Sì, qui vabbè, ovviamente una parte bella del freno a disco… È che non abbiamo il freno in questa parte superiore. In questa parte superiore ci si può un pochettino sbizzarrire e questi ponticelli curvi che di solito si mettono sui telai da pista. Diciamo che sono una chicchetta. Che è una cosa che di solito nella bicicletta non si nota, perché qua c'è il freno. In questo caso che si nota, adesso c'è quel ponticello lì curvo, ma c'è anche il ponticello basso curvo. Che da questa parte farò fatica a farti vedere, ma potrò fare in questo modo qua un pochettino spartanamente. Ma vedi che ti vado. A inquadrare anche quello che, che è curvo anche quello lì quindi sì diciamo che sono tutti i dettagli che fanno parte poi delle soluzioni tecniche che poi probabilmente ti vado a esplorare poi adesso con calma ma ce ne sono in questo telaio qua di, di cose particolari allora io eh, proprio vorrei fare una, un flash per uh, gli amici a casa uh, Massimo davvero bella un giorno vengo a trovarvi in bici naturalmente Jos Sempre sarà il, il benvenuto Giampiero che ci dice la cosa importante che piace a Davide, quello ce, ce l'ha detto ampiamente, però insomma è sempre bello anche un, un confronto con, eh, con gli amici che, che ci seguono. E chiede tra l'altro se c'è un collegamento, eh, Marco, con la Joss Compact eh, Nera. Eh, Vabbè. Se non è... Non ci avevamo pensato, però in effetti sì, certo. diciamo che le cose nere ci sono sempre state, la, il, anche il professional c'era nero, eh, non ce ne sono tanti, ma possiamo tranquillamente dire che insomma, siamo un pochettino su quell'onda lì, ecco, un blu gran tanto presente, ma il nero, ecco, poi in questa bicicletta montata tutta in nero, insomma, si prestava bene, ecco, quel taglio. Poi, eh, Simone, guarda qui che scrive. E beh, tanta roba, altro pezzo unico, opera d'arte. Alberto, molto bella, complimenti. Eh, Davide, pu puoi, puoi rispondere? Se è, è il tuo momento, questa è una serata ah. che ti ricorderai, eh, pe penso, a vita. Dopo ah, io me la che... registro, me la, me la tengo lì sul desktop del, <ride> del PC per i momenti di tristezza. Guarda, <ride> ti daremo. Allora, ti, ti, ti faccio. Questo regalo ehm, ti, ti, ti farò avere tramite, tramite Aldo e Marco il, il file originale di questa puntata. La videocassetta abbiamo il file, così senza bisogno di fare cosa, avrai anche proprio il file originale in qualità HD. E a ricordo di, di questa oh. bella serata, Joss Torino. Così, eh. Un, un Ma è il, è il giusto coronamento dell'idea che appunto vi dicevo è nata tantissimi anni fa di avere una bici su misura, cioè è, in qualche maniera, piaccia o non piaccia, è una bici che mi sono ideato, mi sono pensato ed è, salvo poi qualcuno voglia replicarla, comunque qualcosa che rimane solo a me. Mentre ecco, siamo abituati noi in un momento di un mercato del bici dove sei molto più standardizzato, dove compri su catalogo, e, e anzi certe volte ti devi acc in questo periodo probabilmente ti devi accontentare di quello che c'è in negozio, neanche di quello che c'è a catalogo, e e qui hai potuto, ho potuto dare sfogo a qualsiasi... Poi magari dopo Marco ve li fa vedere sui piccoli dettagli. Ma allora, veramente... vediamo perché io sono perdonatemi, se entro un attimo così, però io voglio capire quali sono stati i punti con Aldo e con Marco quando vi siete confrontati, sui quali. Insomma, c'è stato quell'attimo, di come dire, cerchiamo un po' di capire. Marco, partiamo, partiamo sì. da te. Ma sul punto di vista misure particolari del telaio e robe varie devo dire che non ce n'è stato nessun problema, nel senso che quello che avrei fatto io con qualche suggerimento suo l'abbiamo fatto, dopo ti faccio vedere tutto. La cosa diciamo che più a me, lo ammetto, mi lasciava un po' perplesso era l'aspetto grafico, cioè il <ride> pensare di mettere una scritta nera sul blu e non averlo mai fatto, ho anche detto... Possiamo provare a farlo, magari okay. viene una porcheria. Cioè, lo dico sinceramente, no? È, è sempre un po' un problema quelle cose lì. Sai, viaggiare nel non sperimentato, francamente, Fabrizio, quando ti faccio un telaio blu, metto le bande bianche e ci scrivo giostorino in nero, è difficile che venga brutto. Cioè, è come prendere la Ferrari, farla rozza, mettere lo scudetto davanti, viene bello, sicuro. Quando c'è da fare qualcosa di nuovo, il limite tra hai fatto un capolavoro oppure che, non dico la parolaccia, Può, può, eh, cioè, è dietro l'angolo no? il rischio, allora sai, cerco sempre di fare, di fare una cosa eh, che si possa fare, ecco, tieni presente che alcuni particolari tecnici dipendono proprio dalla tecnica e eh, 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 dalla bravura, nel senso che questo filetto sottile è un filetto non in adesivo, ma è vernice, è mascherato, quindi diciamo c'è una fattibilità tecnica che mi lascia sempre un margine di eh, diciamo, poca tranquillità. In questo caso quello che più mi spaventava era l'aspetto grafico. Sull'aspetto tecnico della bicicletta, non molto, perché Perché avevamo già fatto le Columbus 100 disco, quella che abbiamo visto con la nera, tutte integrate, quindi diciamo che il telaio sostanzialmente rispecchia il Columbus 100 disco. Eh, per Davide abbiamo fatto, diciamo, accorgimenti tecnici un po' particolari, sono praticamente i seguenti. Allora, lo sterzo... Lo sterzo da te. eccolo qua. È esatto, è stato alzato. Quindi la bici è leggermente sloping, la vedete che cala un po' adesso è anche sul carriolino, eh, quindi è un pochettino più alta davanti, però sarà sloping di circa due centimetri e mezzo, perché abbiamo evitato gli antestetici spessori e messo lo sterzo della deda più basso che si poteva, neanche il nostro sterzo che c'è già un centimetro e mezzo, ecco. Davide in questo punto, qua voleva la più pulizia possibile. Quindi diciamo che abbiamo geometricamente alzato la sezione dello sterzo e messo questo tubo. Di, eh, di conseguenza. Allora, Marco, aspetta Ma... un secondo proprio sì. su questo aspetto. Perché questa scelta, Davide? Allora, noi abbiamo visto la realizzazione pratica, però spiegaci qual è la motivazione tua per la quale sei arrivato a disegnarla così. Allora, ovviamente ho la flessibilità della schiena di un 42N che lavora tutto il giorno davanti a un computer, quindi immaginare di andare su un telaio normale con uno sterzo e poter, avere, non, a, o meglio, poter non avere alcuno spessore era impensabile. Esteticamente, a me tutti questi spessori molto alti che, si vedono, che, che vedo e che ho anche su, su, su altre bici, con, convincevano sempre poco e, e quindi, appunto, Marco mi aveva rappresentato l'idea. Ho detto: Guarda, che basta lavorare sul tubo sterzo. Ho detto: Beh, abbiamo trovato la soluzione. Insomma, in qualche maniera, poter sembrare la bici di un pro senza esserlo. <ride> No, ah, è bello che tu ci spieghi quali sono, perché, sai, eh, alla fine ci dà anche di più eh, la, la sensazione di davvero come te la sei creata e, e te la sei fatta realizzare. Perché è questo il bello di fare una bici eh, di questo tipo. E mi piace l'idea che la si possa condividere eh, con tutti gli amici e tutte le amiche, perché ognuno poi può trovare sicuramente degli spunti o delle cose per dire ecco: anche a me piacerebbe fare questa cosa oppure. Uh, rispondere a un'altra domanda. Allora non è impossibile arrivare a fare delle cose di un certo tipo e questa sera uh, abbiamo visto una delle tante dimostrazioni. Marco, procediamo con, uh, con gli altri dettagli di, di questa bici, sì. poi diamo spazio agli amici da casa, scriveteci nel frattempo. Marco. Gli altri dettagli che vorrei farvi vedere sono il passaggio della guaina idraulica all'interno del tubo obliquo. Fino alla parte del movimento, in questo caso non ha la scatola del Columbus 100. Quindi ha come la Super Rally un pezzo di cavo esterno che rientra subito dopo dentro la cannetta. Quindi <coughs> diciamo guaina idraulica completamente interna. Ma ringrazio Davide per aver accettato, tra la mia provocazione riguardo a questo cavo meccanico sulla parte superiore della bicicletta. Allora, questo discorso qua viene da un nostro concetto degli anni 80 dell'aerodinamica in cui i cavi erano sopra, non prendevano neanche l'aria, ma secondo me era già molto bello, tant'è che l'avevo riproposto anche nella Fox's Land. Il cavo corre sulla parte superiore del tubo, quindi a vista, c'è cioè proprio un meccanismo a vista, non so, mi ricordo un po' gli orologi, il meccanismo che si vede, e quando arriva qua abbiamo usato i due passafidi campagnolo, ma quelli più piccolini, proprio dell'Aerodynamic, per fare in modo di far passare la guaina e andare nella parte... Posteriore, quindi questa è una chicchetta su un telaio moderno veramente molto vintage. Che però a me piace tantissimo perché diciamo che rispecchia un po' le biciclette curate degli anni 70-80 e su un telaio del genere, insomma, fa qualcosa di particolare. Grande vantaggio di questa soluzione di cavi mi risposto dall'altra parte, scusate. È il fatto di avere sul posteriore orizzontale il cavo che corre che Funge anche un po' da batticatena che arriva nel suo stop e poi ecco, va. Tra l'altro, al facciamo vedere proprio il, ecco, dove c'è il batticatena. Guardate, ecco questo con la scritta, eh, la grafica, creazione di Italia. Ecco, questo è il batticatena che oltretutto aggiunge, è vero, Davide, anche un'ulteriore un eh, chicca estetica perché alla fine risolve un problema reale. Eh, ma però diventa anche qualcosa che distingue anche questa sezione del, del telaio. Che ne dici del risultato finale, Davide? No, no, direi allora, sicuramente il, il richiamo all'aspetto vintage era una delle cose, insieme anche ai filetti del, del, del col richiamo delle congiunzioni. Che, che cercavo perché in qualche maniera un, un richiamo al passato lo volevo, nonostante sia una bici ultramoderna perché con i dischi e, tu, e, e, e comunque le tubazioni più di sezione maggiorata lo, lo è sicuramente. Poi c'è una spiegazione anche pratica, mi verrebbe anche da dire, perché eh, con Marco avevamo discusso anche dell'aspetto estetico di eventualmente lavorare con i cavi nel limite di un, di, un, di un cambio meccanico di poterli portare all'interno de, dei tubi il più possibile. Si era poi discusso che appunto si era capito che anche da un punto di vista di realizzazione avrebbe, sarebbe stato più complicato o comunque non, sarebbe stata una soluzione subottimale. Dall'altro il passare i tubi al di sotto dei, passare i cavi al di sotto del tubo, come invece capita solitamente di vedere, a me piaceva meno, perché vabbè, mh, io per motivi diplomatici posso tenere in casa le biciclette, ma le devo pulire ogni volta che rientro a casa, e eh, questi sono i miei amici, eh, ogni volta mi prendono in giro. E quindi trovavo il cavo messo in quella posizione anche mh, in una mh, 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 agevolare la possibilità di, lavar, di, di pulirla sub, su, appena rientrato, anche sol, direttamente con un panno, senza andare a toccare... A, a rovinare o a scartavetare comunque sui, su, sui cavetti sui cavi. e rimane, comunque ecco qua. Probabilmente lo si vede anche molto bene. Comunque una soluzione pulita che esteticamente, anche se non è, è interna, a me aggrada. Ecco, aggiungerei anche. anche se, scusami. Se no, no, vai Marco, vai, vai, non c'è problema. Aggiungerei anche che tra tutte le soluzioni di passaggi sopra, sotto, dentro, è quella che funziona meglio cioè, perché scusami. il cavo è più corto possibile. Quindi esatto. diciamo che il comando risponde decisamente meglio, il cambio non fa vari giri, tocca solo esclusivamente in questo punto qua, con un pochettino di grasso, e quindi diciamo che è subito trasmesso direttamente al cambio. No, a me questo piace veramente tanto, chiaro è un, è un tocco un po' vintage, ma si sa che siamo tutti un po' vintage oramai, quindi... <ride> Certo, ma nelle nostre puntate. Allora su questo aspetto, allora, visto che Aldo certe volte si trova in minoranza quando parliamo di una serie di cose, stasera, Aldo, è il tuo momento perché vedi che si, si rivalutano sì. questi aspetti. Tu cosa, cosa eh, ne pensi? Che sono vintage anch'io, non solo la bicicletta. No, cosa vuoi? Lei va benissimo, ha fatto un capolavoro. E cioè, Marco ci ha messo del suo, però è stato indirizzato bene perché. Il ragazzo qua lui sa come, come va la bicicletta va pulita va fatta vogliono i cavi dentro poi un cavo non funziona non sai come fare a estrarre questo campo. Cioè, la bici va riparabile sempre con un minimo di, di tempo invece adesso per, non so, per cambiare un filo ci va a due ore cioè è una cosa che non esiste nella bicicletta la bicicletta è, è la tua libertà con il panorama con tutto tu dici hai girato hai girato per le montagne, a un certo punto capita un piccolo danno con una bicicletta così vai anche da un gommista, una pinza la bici la giusti, con una bicicletta di quelle moderne, chiamati il taxi e vai a casa oh, mi sembra un po' quella cosa la bici deve essere riparabile in qualsiasi situazione eh. è tutto lì allora, intanto, eh, mentre noi ci godiamo queste bellissime immagini, grazie a Marco, e poi dobbiamo parlare anche dei pedali, ce lo chiede eh, Roberto, eh, quindi ne, ne parliamo. Eh, poi, guarda qua anche, se, se, per, ti, possiamo chiederti perché stai sorridendo se non è una cosa... Di... No, no, non so il cognome di questo Roberto, ma se immagino chi sia, immagino anche il tenore della domanda. <ride> Beh, il cognome è facile, è qui scritto, eh, lo vediamo. ecco, ecco l'avrei è... giurato. <ride> Se vuoi rispondere, puoi rispondere, vedi tu. Eh. Cioè, se, no, se... no, no, no. Siamo in famiglia, no? E mi considero la, la pecora. Adesso, io ovviamente, sono montati dei look automatici e devo mettere: non sono i miei, e eh, 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 non saranno neanche automatici. I miei. Io sono ormai, credo, quasi vent'anni che vado in bici, ma no, non ho mai imparato a, ad usare i, i pedali con lo scatto, con lo, a, a scatto, con pedali automatici. Ho fatto tutto quello che hanno fatto tutti gli altri, compreso. E Roberto lo sa, la maratona dei dormiti nel percorso lungo con i miei pedali flat ne vado fiero, nessuno mi prende in giro. A me, sinceramente, no, poco per, posso, no. Posso no. Guarda, si, sinceramente, quindi, su, su, queste, su queste cose, credo veramente che la bici tu ce l'hai dimostrato questa sera dall'essertela disegnata ad avere trovato chi come Joss eh, ti ha realizzato un sogno. Mm -hmm. Pedala come com com ti senti meglio? Che alla fine non potremo mai accontentare nessuno totalmente, ci sarà sempre qualcuno che dirà un'altra cosa, quindi vai avanti tranquillo con le tue idee, che va bene, che va be che va bene così. Allora, questa è un'altra chicca, però, eh. Esteticamente ricorda i Rolex GMT Batman. <ride> Così almeno uh -huh. abbiamo anche un pezzo di, 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 di cose. No, ma no. Se, seco, secondo me eh, il, il, il bello anche come ha detto anche, anche Marco, no? queste combinazioni di colori, ma poi quando arrivi a questo risultato, assolutamente ci sta. Eh, guarda qui, Lino, il mix eh, vintage moderno non, mai, non può mai essere una soluzione sbagliata quando esce da casa Joss Torino. Un caro saluto a tutti e grazie a, a Lino che è collegato eh, con noi anche, anche questa sera e, e ci fa molto, molto piacere. Marco. Sì, eh, volevo svelarti un attimo di retroscena perché io e Davide abbiamo anche problemi a parlare perché Roberto Gamba manda messaggi minatori <ride> sui cellulari perché lui, che è un tradizionalista di camion, ha detto: Vabbè, sull'impianto idraulico, evito di dirvi. Prima ho fatto un'interruzione perché vedevo dei messaggi. Pensavo che non si sentisse invece Roberto Gama si stava prendendo delle libertà di commento, <ride> diciamo, sull'impianto <ride> idraulico. Allora, fa è un po' no, bello. Ma anche... non l'abbiamo vista. Esatto, è un pochettino bello anche, diciamo, che ognuno si crea la sua bicicletta e insomma, un po' di sfottò ci sta sempre diciamo, ah, sì. questo, a questo livello. Ah, ecco, un'altra cosa che voleva Davide, che abbiamo messo, è la rotellina sul posteriore verticale, nel caso di freno a disco fatto... non serve. Ecco Davide, scusami Marco, perché questa scelta? Io voglio sempre sentire le, 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 due, okay. le due soluzioni. Chi l'ha pensata e chi l'ha realizzata? Davide. Vabbè, pensata credo sia Aldo, no? Perché se non, se non ricordo male è uno dei suoi, dei, dei suoi sì, brevetti Sì, quello sì. Ecco, quello no, okay. Però l'hai voluto, no, voluto. Io l'ho so. voluta perché sono sempre particolarmente sfigato e quando buco per strada, il, 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 il riuscire a, a sporcarmi il meno possibile, a sporcare il telaio il meno possibile, anche solo per caricarla in macchina, la, la rotellina mi è sempre sembrata una soluzione geniale. E quindi, visto che potevo chiederla, e eh, eh, direi che è un ulteriore tocco vintage al resto. Esatto. Allora, adesso vi siete fermati tutti? Ho fatto sì, questa Sì, Scusa, scusa fammi, no, no. Eh, dicevo, dal punto di vista mio, nel, nel disco a volte non si mette, cioè si può non mettere perché il perno passante funge già da rotellina, tu rimetti il perno dentro e la catena sta su. Però, se uno chiede una rotellina su un telaio nostro così particolare, ovviamente lo mettiamo molto volentieri, perché fa parte comunque della nostra storia. Quindi è eh, una più che volentieri. Aldo allora un'altra bella sì. soddisfazione questa è anche la tua serata diciamoci la verità sì. ti hanno no, fatto sì. una bicicletta con dentro delle cosine che insomma per te rappresentano eh. insomma una io come del, come del resto Marco noi non, non lasciamo niente al caso se non stiamo a guardare un pezzo se, se una cosa è necessaria noi lo facciamo però no, non, non sull'estetica al giorno d'oggi si lavora molto sull'estetica ti parlano di cose che non esistono Deve essere un'invenzione, qualcosa che serva. Se serve sono io il primo a dirlo. Eh, comunque, comunque no, no, Marco... eh, Però questa rotellina è, sta, è stata messa, quindi eh. assolutamente eh. Eh, ci sta. But ritorniamo a Marco che si è posizionato nella, nella sì. parte. Nella ti, volevo, ti volevo far vedere appunto il registro del deragliatore che ti dicevo. E questo qua che girando questo praticamente si registra il deragliatore perché diversamente quando un cavo entra dentro, oltretutto non c'è registro. Come fai a tirare il cavo del dragliatore mentre sei in bici e tocca? e lo tiri decisamente da qua, quindi questo qua era quello di cui parlavo prima durante il montaggio. E, e insomma, diciamo che il tutto è venuto veramente più che pulito. Insomma, il discorso è, è veramente filante come bicicletta. Ecco, poi questo, quando lo vediamo da più distante, il discorso di questo taglio è veramente bello. Insomma, mi soddisfa Ora... particolarmente. Eh, spendiamo anche due parole sulle ruote perché anche, anche qui ho visto sì. le, le, le Shamal sì, le ruote vabbè, in questo, adesso abbiamo montato delle Shamal Ultra eh, Campagnolo, eh, Shamal Carbon però sono le nuove Shamal per freno a disco queste ruote sono concepite per un discorso sia stradale ma anche dal punto di vista di gravel vanno molto bene tant'è che anche le Super rally erano equipaggiate con queste, con queste Shamal Carbon e qua monta dei copertoni Veloflex da 28, quindi una bicicletta decisamente molto comoda anche su tutti, diciamo, i terreni non proprio piatti come sono le strade al giorno d'oggi e insomma un ottimo compromesso per avere una bicicletta in carbonio con un, cioè in, eh, con le ruote in carbonio di, di alto profilo che insomma esteticamente vogliono la sua parte ecco. se no si può montare semplicemente una Fulcrum o una Shamal disco normale e quindi diciamo che le ruote tipicamente in alluminio. Attacco e, e soprattutto doppia borraccia anche in, in questo caso per essere, per essere comodi anche da, da questo punto di vista. E poi ehm, un altro passaggio secondo me ehm, importante, la rivediamo un attimo nel, nell'insieme Marco. Sì, così la posiziono solo meglio perché adesso mi sono spostato. Va bene, va bene, ti diamo il, il tempo qui di, 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 di posizionarti correttamente perché volevo spendere proprio eh, due parole eh, riguardo proprio a, dal, dalla progettazione. Allora, abbiamo capito che ci è voluto un po' di tempo. Per elaborare il progetto. Però eccola qui, che eh, la rivediamo. Dal punto di vista pratico, eh, una volta che il disegno è arrivato a compimento, in quanto tempo si riusciti ad arrivare a quello che noi stiamo eh, vedendo? Perché anche questa è una domanda eh, importante, ci fa capire eh, come, come viene gestita anche questa fase. Ma adesso su questo mi coglio un po' in profondità. Quanto ci abbiamo messo, Davide? Abbiamo iniziato a dicembre. No, ma molto, molto meno secondo me. Poi io sono sempre. Io ho centellinato anche le visite perché mi piaceva prendermi le cose con calma, come qualcuno fosse scritto prima, eh, la, la, la definita la fabbrica del Duomo. no? Certo, che se il risultato è come il Duomo, io sono solo contento. Ah, sì, sì, certo. Ci, certo. ci metto. No. Il tempo che, che è stato necessario, ma ti dico Fabrizio, molto... io di solito sì. quando sconsegno una bici dico tre mesi. Eh, mi posso sbagliare perché a volte ci va un po' di più, a volte ci va un po' di meno, ma insomma, diciamo che vado attorno a quel discorso lì. Ecco, adesso siamo a fine marzo, sicuramente abbiamo iniziato verso la fine dell'anno scorso. E qui c'è stato, diciamo, ecco, se uno viene e dice voglio una bicicletta come quelle che ho sempre fatto, diciamo che probabilmente si tagliano anche una serie di passaggi tipo prova questo, prova quello, come ti piace questa grafica. Però ecco, qua è stato un pochettino più lungo riguardo a quello. Però diciamo che ci è andato più o meno quel tempo lì. Io direi che il okay. tempo no, vabbè, è, di se, se, è sempre ma... un tempo ragionevole. Qui stiamo parlando veramente del, del su misura. Altri complimenti per questa bicicletta da parte di Patrizio. Ciao, Patrizio, buonasera. Grazie per essere con noi. Ti scrive eh, molto bella, eh, Andrea eh, Massarotto. Tante belle idee per aggiornare la mia Joss. Ripasserò presto e noi naturalmente ti aspettiamo. Grazie. Eh, Andrea eh, Maurizio che scrive molto bella e originale e poi eh, Daniele ci chiede eh, mi potete ripetere quale brevetto di Aldo ha messo nel telaio per non sporcarsi durante la manutenzione e quindi allora, è una... fermi eh, tutti e eh. allora, eh, eh, allora Daniele è la rotellina che c'è che c'è qua in questo punto qua del forcellino qua c'è una rotellina ok però ti devo subito fermare perché Daniele è qua. Io so dove casca l'asino perché lui sta aspettando un telaio così che io ho già pronto da verniciare. Quindi abbiamo eh, eh, la, questa rotellina, Davide, l'ha messa perché è un nerd. De degli anziani, no? <ride> però in realtà quando tu buchi metti il perno passante assolutamente non ti sporchi, quindi non credere in tutto e per tutto. Poi lui la bici sua moglie non gliela fa mettere in camera, quindi deve fare attenzione che <ride> sia tutto pulito. Tu che sei un uomo della strada che vai anche in moto, quel problema lì non ce l'hai. Comunque si parlava di questa rotellina qua che ti agganci la catena quando non hai la ruota su, però ti dico stai tranquillo perché tu metterai il perno e assolutamente la catena sta sopra. Se no qua adesso qui okay. tocca ripartire da capo anche con la bicicletta di <ride> Daniele. Era ma... eh, dalla fine, mai più. E tutti preoccupati. Fine. Però va <ride> esatto. bene, insomma. Cioè, esatto. il, blu di, il blu di famiglia okay. serve anche Però per se ne per può ordinare un'altra con rotellina. Quello è un altro discorso. Ok, ecco. Vedi, eh. vedi? hai visto... Eh, Davide, da questo dettaglio, che cosa è venuto fuori tra, tra le mille situazioni? Quindi davvero incredibile. Allora, diamo il tempo a Marco di riposizionarsi nella, sì. nella sua postazione, eh, gli diamo il tempo e soprattutto, insomma, analizziamo ancora alcuni aspetti e vi dobbiamo parlare. Questo ve lo dico adesso molto brevemente, ma lo faremo in maniera più approfondita nel corso della prossima puntata del blu di famiglia la 31esima, perché quest'anno, 2022, ci sarà anche finalmente il ritorno del Raduno Joss, e quindi ne parliamo tra pochissimo. Volevo dirlo perché prima finiamo di, di parlare della bici e poi ritorniamo ad occuparci eh, di quello che è il, è il Raduno, perché insomma sappiamo che ci sono molte persone che non vedono l'ora, e soprattutto tra questi anche Davide, che è vero, Davide, ti vedremo al, al Raduno Joss con questa bicicletta. Dai, tu, diciamoci già questa, questa cosa. Ma eh. ah, io mi sono prenotato? Ecco. <ride> e, e, e poi tutto, tutto, tutto nacque da un ragiono, Joss. Tra l'altro, un... ah, è vero. Davide ha partecipato con bici in prestito sì, vero, vero. nel 2019 Davide. e avevo partecipato all'ante Raduno Joss nel 2018, e lì avevo iniziato a, a sentire profumo di, di bicicletta in acciaio. Di Ecco, tu guarda, vedi poi le cose come assolutamente si, si evolvono. Allora, eh, Marco, mentre, visto che, che ce le chiedono anche nei, nei messaggi, allora eh, continuiamo a vedere un po' del, del filmato del montaggio, perché questa è un'altra un chicca. La bici per intera l'abbiamo vista. Intanto, noi commentiamo ancora eh, un po' di cose. Beh, mi pare di capire che ovviamente dall'emozione eh, di Davide alla soddisfazione di Aldo e Marco per essere riusciti a portare eh, a compimento questo, questo progetto, che, tra l'altro. Vi ha aperto anche un'ulteriore strada su, eh, su queste grafiche perché sappiamo che insomma, è un aspetto altrettanto importante come eh, le, le varie componenti della bicicletta. Marco, sì, sì, assolutamente. Beh, Diciamo che eh, come si dice, si dice un po' banale, ma l'occhio vuole la sua parte. E sinceramente, a me le biciclette piace farle belle. Ecco, quindi diciamo che aver ascoltato questo tipo di spunto e aver fatto qualcosa del genere veramente apre poi la strada un discorso un po' diverso poi avendo tolto tutte le scritte dal nastro l'esposizione a fare una bicicletta semplice così con non tante scritte comunque mi ha aperto una strada che sicuramente si potrà seguire e seguire in futuro quindi diciamo che anche questo esperimento è stato veramente molto bello e gratificante da parte nostra e sono convinto che il risultato insomma, sarà qualcosa di cui si parlerà da i caroselli di domani altri filmati che vi dovremmo esatto. far vedere insomma che poi tu ecco, Fabrizio ci racconterai insomma. Di, di infatti voglio, voglio subito anticiparvi che questa sera in, in prima assoluta avete visto il video con il montaggio della bicicletta e la bicicletta finita domani sera appuntamento per chi ci sta guardando ovviamente in diretta stiamo parlando eh, di, di domani sera eh, 31 eh, di marzo con il carosello della Joss ehm, eh, Torino GT. Plus disc. Quindi domani sera vedrete proprio tutti i dettagli della bicicletta nella galleria fotografica. E poi a seguire nei prossimi giorni ci sarà un'altra clip inedita dove vedrete eh, da altre angolazioni la, la bicicletta di Davide. Quindi non nelle inquadrature che l'avete vista adesso, ma sarà in un'altra location. Quindi continuerete a vedere una serie di cose. Voglio eh, rimarcare anche quello che ci ha scritto Daniel: eh, soprattutto perché quando abbiamo parlato di tempi, di eh, Dice tre mesi per ricevere un'opera unica e personalizzata, davvero eccellente! E credo davvero tre mesi è un tempo relativamente breve se consideriamo che questa bici è stata costruita davvero eh, passo passo. Ci chiedono anche da casa, Maurizio: la placchetta è quella del Super Record? Marco, ah, no, la placchetta è quella del Titanio, una placchetta adesiva non è rivettata come, come Super Record. Maurizio me lo chiede perché lui, anche lui ha un progetto molto particolare in atto. Abbiamo già parlato della pl placchetta frontale, ma purtroppo quella rivettata tecnicamente è un po' difficile da mettere su questo tipo di sterzi. Quindi, quando ci vedremo, li farò vedere questa e vediamo se riusciamo a trovare il suo gusto. però non è quella del Super Record, è una placchetta adesiva che mettevamo già dagli anni 90, che ti permette di adattarsi meglio a questi sterzi conici, che oltretutto da bucare sono un po' impegnativi. Non abbiamo l'attrezzatura, abbiamo tutta l'attrezzatura per i tubi molto più piccoli, quindi, non è quella lì. Beh, pensavi eh, che ti avessi detto che non si poteva fare poi la metteva Davide e invece non il, è be lì. il bello delle nostre serate <ride> no, è che qua uno... è rischioso eh, perché adesso inizia a diventare poi dopo <ride> di metti che mi sbaglio a dire poi dopo la metto è un Davide <ride> tu hai aperto una strada questa sera mm. con il tuo progetto eh, sappilo perché questa sera con le tue idee Adesso qui hai avuto il merito di, di dare spunti a tutti quelli che ci stanno seguendo che stanno già ra ragionando su altre cose hai fatto bene eh. nel 2019 Barra nel 2018 a venire al primo, al primo Raduno oh no. Joss perché ti, ti, ti ha portato fino a qui ed è, ed è sicuramente un percorso insomma. Già quando si prende una bicicletta c'è sempre quell'emozione particolare, però qui quando vedi davvero che te la sei disegnata, eh, hai, hai pensato a questi dettagli, ti sei confrontato con chi te l'ha realizzata e vedi l'amore, la passione, la professionalità di chi poi ti, ti, ti mette davvero in sella, hai un pezzo unico, eh, insomma, questa sarà la tua bici veramente eh, che, che terrai per sempre con, con grande valore, non solo eh, economico, ma soprattutto anche eh, affettivo e questo. E questo è, è importante. Abbiamo detto del raduno due parole, però, Marco. Mentre sì. vediamoci ancora queste immagini, perché vale la pena in una serata come questa di, di, eh, di, di goderci queste immagini. Parliamo anche un attimo del raduno perché finalmente torna, così iniziamo a rispondere a coloro che ci hanno chiesto: ma raduno sì. lo fate, non lo fate. Lo facciamo, abbiamo le date, abbiamo anche un, uh, un programma al momento ufficioso, poi ve lo ufficializzeremo, però due cose le possiamo dire. Sì, assolutamente sì. Allora, la data del raduno è il 22 maggio. Eh, eventuali simpatizzanti possono anche venire il 21, che ci sarà la tappa Sant'Ena a Torino. Sicuramente il nostro caro Affenso, Roberto però, Gamba. Marco, sì. perdonami, eh, ricordiamo. Mh, perché il raduno si svolgerà in concomitanza con le tappe del Giro d'Italia che passeranno eh, sì. in, in provincia di Torino. Questo lo, lo ricordiamo, perché sennò poi non l'abbiamo detto. Quindi c'è anche esatto. eh, la festa nella festa, partecipare al raduno, ma vedere anche il passaggio dei esatto. professionisti del Giro d'Italia. Di nuovo a te, esatto. Davide, eh, Marco. Quindi del, del sabato parliamo ancora dopo, ma parliamo della domenica che è il giorno ufficiale del raduno. Eh, Quest'anno si riuscirà a partire un po' più tardi, quindi il ritrovo sarà alle 9 e la partenza sarà verso le 10. Andremo diretti tramite le varie stradine al castello di Agliè, quindi, diciamo una dimora, patrimonio veramente particolare del nostro canavese, e al castello di Agliè faremo il ristoro con il patricino del comune e del sindaco di Agliè e avremo la fortuna, dopo il ristoro, di poter andare sulla circonvalazione di Aglier a vedere passare il Giro d'Italia, che sarà appena transitato tramite, tramite il chilometro zero, perché la tappa è Rivarolo-Cogne quel giorno. Quindi vedremo passare il Giro d'Italia, Insomma, faremo un po' di foto classiche di rito e poi faremo un percorso un po' inedito per il raduno, perché siamo da questa parte, andremo a Via Alfre, torneremo da Foglizzo-San Benigno e ritorneremo qua verso le due, due e mezza, come al solito pranzo al che sarà compreso nell'iscrizione al raduno, nel pacco gara qui di fianco al ristorante Papi Brecchia e premiazioni varie, e presentazioni perché no di qualche progetto nuovo, di qualche bella bici appena montata e, insomma una giornata di festa per tutti gli appassionati di Joss, ma volevo dire ancora prima che chi verrà il sabato con sicuramente Roberto Gamba che si fa sempre da cicerone per tutte le popolazioni straniere che vengono a Volpiano in quei giorni, ma anche per quelli di Torino e di Volpiano, una gita a vedere il Giro d'Italia che passa e arriva in quel di Torino il sabato sicuramente si potrà fare. Quindi diciamo come tutti gli anni ci sarà un pre-raduno e poi il raduno ufficiale vero e proprio la domenica, domenica 22 maggio. Quindi cominciate a prendere nota, se ancora non l'avete fatto, di questo appuntamento, vivete l'emozione, rivivrete l'emozione del raduno Joss che ritorna dopo due anni eh, e, e la pandemia che... Ci ha bloccato nell'organizzazione, ritorna sempre in concomitanza con la tappa del Giro d'Italia in maniera particolare con la Rivarolo Canavese eh, Cogne. Tra l'altro, proprio Rivarolo Canavese, anche qualche anno fa è stata protagonista eh, di un'altra tappa in un passaggio, ovviamente. E questa volta invece sarà sede di tappa, quindi insomma una bella occasione per gli amici del Canavese, ma anche per chi arrivando da fuori potrà vedere una, una, una bella località e soprattutto vedere eh, i, i, i professionisti. Proprio a, a, a pochi metri di distanza in sella, però a, alla vostra JOS preferita, e anche questo fa naturalmente gruppo, fa, fa community. Inutile dirvi che saranno presenti le telecamere del Blu Di Famiglia per immortalare ovviamente il Raduno. Cercheremo anche di, di fare più interviste possibili, rendendovi protagonisti, cercando di cogliere tutte le emozioni anche della vostra partecipazione a Raduno. Insomma, una bella festa che non si esaurirà. Solamente domenica 22 maggio, ma che nel nostro intento, anche attraverso il Blu di famiglia, cercheremo di farvela rivivere e soprattutto ricordare. Eh, con, eh, con le immagini, con le vostre voci, con, eh, con la vostra gioia, il vostro entusiasmo nel, nel partecipare a questo raduno. E, ed è eh, Marco un'altra cosa eh, che vogliamo sottolineare perché il blu di famiglia ha proprio questo spirito, e non lo vogliamo dire solo a parole, ma lo Vogliamo dimostrare come questa sera, facendovi vedere come nasce una bicicletta, parlandone con coloro che ci stanno seguendo, invitandoli a partecipare al raduno. Ecco, questo è lo spirito che poi eh, ci ha portato ad essere in onda ancora dopo 30 mesi e eh, a festeggiare questa, questa puntata. Che dire, un 30 insomma, che, ci che ci ricorderemo a lungo. Marco? Sì, adesso abbiamo fatto 30, facciamo 31, che non vuol dire che siamo in diretta domani, però nel senso, eh, mi sembrava, beh, beh, che, che momento televisivo eh, con questa frase che ho, che ho creato, eh certo. veramente, veramente, l'odio è sempre nato, rimarrà, rimarrà. No, comunque quello che dici è particolarmente vero e tutto nasce, comunque anche il raduno nasce sempre da questo spirito di condividere con i nostri clienti, con i nostri amici, una giornata insieme di parlare delle proprie biciclette, parlare insomma di quel ciclismo che piace a noi, che è quello più eh, tra virgolette turistico, e esplorare belle meraviglie del nostro Piemonte perché l'orgoglio di avere un ristoro al Castello di Agliè è una cosa che ci rende veramente orgogliosi, quindi eh, speriamo che partecipiate più numerosi possibili e vi chiedo semplicemente di fare una sorta di preiscrizione alla mail raduno chiocciola giostorino.it e questo mi consente di capire in generale il numero per riuscire ad approvvigionarmi tutti i gadget, i buoni pasto e tutto quello che, quello che servirà quel giorno. Quindi l'iscrizione si farà il giorno stesso eh, qui presso il nostro negozio con ritrovo alle 9. Quindi, diciamo che per il momento sono queste le info. Sebastiano verrò a trovarvi con la mia Joss Evolution acquistata più di vent'anni fa. Ecco quindi, vedi che è... ah, bene, bene. Mi Aldo, te la, te la ricordi questa? Sì, eh, assolutamente Beh, la Joss Evolution sì ma quella lì particolare, no? Eh. Comunque, eh, è una quindi Un'occasione in più per. per il... eh, vedi comunque... che bello. Poi tu, tu lanci sì. l'input e, e qui gli amici e sono convinto eh, che a maggior ragione, dopo questo lunghissimo stop, ci sarà ancora più emozione nel, nel ritrovarci, nel vivere questo appuntamento. Poi, insomma, nel pieno clima sì. del giro. Guarda, se già penso a Davide quanto è contento questa sera, per lui è veramente una serata memorabile. Già me lo... eh, tu, tu sai già che. Che ti intervisterò eh, il, il giorno oh no. del, del raduro. Eh, mi cioè, farò cioè, la barba. Io mi taglierò i capelli so, per essere bello. in ordine. E anche io vale, Vedo ma... che ci, ci capiamo, mi sa. Un po tutti. Una, bella, una bella intervista. No, io spero di, di poterlo dire anche io fra vent'anni, la stessa cosa, quella che, che ha scritto l'amico poco fa. E magari, e magari Aldo eh, certo. se lo ricorderà. Ah, sì, sì, quella interista. Non no? <ride> questa è difficile che me la dimentico eh? difficile prima cosa che no. gli ho detto a lui comunque, comunque Però, siamo, ci, ci sta no. No, in, que, in no. questi momenti assolutamente no. allora no. beh devo dire eh, Samantha ci ha scritto puntata 30 lode io sono, sono contento e, e niente l'abbiamo pensata, vissuta e preparata eh, con il nuovo Uh, il, il nuovo corso del blu di famiglia, giustamente, Marco ha detto um, abbiamo fatto 30, cerchiamo di fare 31, ve l'ho detto all'inizio. Cercheremo di migliorarci dove, dove riusciamo, dove possiamo. Però, sempre con, con questo spirito, di, di sapere che quello che facciamo veramente um, vi dà modo di viverlo a pieno, con, con la soddisfazione di dire ecco, io mi guardo il blu di famiglia perché scopro delle belle cose condivido la stessa passione che ho per, per queste biciclette, che non sono solo biciclette, ma come voglio riprendere anche una, una frase che, eh, che ci aveva detto Jacek quando pedala su una bici Joss, gli vengono in mente tante cose di quella storia eh, che Joss ha portato in tutti questi anni. Ecco, chi sale su queste biciclette, alla fine non pedala solo su una bicicletta, ma pedala su un pezzo di storia. E come nel caso anche questa sera di Davide ci ha dimostrato un pezzo di storia che anche lui ha contribuito a scrivere, perché quella bici, quel disegno e, que e tutto quello che, che avete visto fa parte di quelli che, che sono i, i suoi gusti personali ed è davvero una cosa eh, importante. Alberto ci scrive pensieri positivi, bravi. Grazie Alberto per, per aver sottolineato eh, questa cosa. Sto contando i giorni per il raduno, pre-raduno e per tutti i giorni prima. Che gioia! Quindi qui ecco, ci, ci stanno scrivendo. Quindi le, le giornate saranno ben, ben più di una, due o anche tre. Insomma, eh, vedremo. Eh, Giampiero ci ringrazia. Insomma, eh, Marco, concludiamo. Diamo sì. il, il finale di, di questa puntata, quasi un'ora e mezza che, che è letteralmente volata. Ma ma che abbiamo vissuto davvero appieno a te. Sì, concludo dicendo che poi non abbiamo parlato, ma tanti se ne sono già accorti di guardare il sito nuovo che abbiamo fatto sì. finalmente dopo un parto molto lungo, ma soprattutto, più che guardare i modelli, di tenere sempre d'occhio la parte in home page con i video, perché tutti questi video del Budi di famiglia finiranno automaticamente. Questi e altri video che io e Fabrizio stiamo già studiando, ma di cui poi vi parleremo, finiranno lì. Quindi tenete occhio alla sezione news che riporta i post di Facebook, quindi capirete le cose del raduno, eh, il programma definitivo, ma soprattutto alla sezione video, dove ci sarà un dialogo non solo con il sito proprio a livello di, di vetrina, ma anche una presentazione di queste puntate del Blu di Famiglia, le potrete rivedere tutte in ordine, insomma, una vera e propria videoteca e Per il resto, niente, diciamo che questa puntata era veramente eh, importante per me, insomma, per lanciare questo tipo di bicicletta e per insomma, arrivare più caldi al momento del raduno. Quindi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e grazie come te, a te, Fabrizio, come sempre, insomma, per questi collegamenti e anche per questo video che hai fatto del montaggio, che per noi è stata una cosa in più da far vedere ai nostri amici. Grazie, grazie davvero. Aldo, anche per te un, un saluto, un finale di, di, di questa puntata numero 30. Sì, cioè, diciamo che per me questa qui è tutta, è tutta vita, perché tutti amici, Marco ha saputo bene come fare, e, e soprattutto ha, ha ascoltato me, adesso, adesso niente, cento volte me questo ragazzo qui, è un ragazzo da non perdere, perché veramente ha imparato la... Il lavoro come piace a me Pu può essere non giusto, o roso, però le biciclette vanno fatte così, poi gli altri facciano come vogliono. Comunque lui c'è cioè, ancora tanta strada davanti, però ha capito bene cos'è la bicicletta. E questa, è è questa fare... anche da papà è una doppia, doppia soddisfazione. E a proposito di soddisfazione, eh, Davide, questa sera eh, tu, tu hai colto... E colto tante, tante belle, belle cose. Vorrei sentire anche un tuo commento. Sì, sì, no, io, avrei poco da aggiungere, però veramente ho la conferma in qualche maniera di essere entrato nella famiglia Joss. Eh, era un qualcosa che aspettavo da tanto, eh, anche per colpa mia, perché magari ci ho messo un sacco a, ad aspettare il momento giusto che arrivasse. Ti eh, sei arrivato, no? Eh, Quello che conta poi arrivato. alla fine eh, ci sei arrivato. Mi, eh. Diciamo, no, non hanno deluso le mie aspettative. Ecco, e quindi questa... beh, per... mi riservo il primo giro però <ride> beh, poi ce lo racconterai ci racconterai beh... come è andato il primo giro. Guarda, anche Roberto Gamba ha detto bravi tutti, grazie, grazie Robby. Qui addirittura abbiamo Alberto. Propongo di assegnare il Nobel per la pace a Joss e alle loro eh, biciclette, e poi questo è per Aldo da parte di Samantha. Chi vince il Fiandre? allora aspetta, aspetta che dobbiamo Beh. riaprire, vai Aldo vai, vai. ormai di gente che può vincere ce ne è 30, non è come una volta c'era Mer, c'era De Vlami, c'era Gimondi erano 7-8 adesso è talmente una lotteria poi comunque questo ciclismo moderno, che io lo dico chiaramente a me non piace perché ci sono queste radioline che dall'ammiraglia gli dicono esattamente tutti i distacchi, quindi al 90% è sempre una volata è una volata poi è brutto, perché basta che sbagli in scia e hai perso la corsa. Almeno che non c'è il De Vlaming, perché il De Vlaming vince anche senza scia. Eh. Una, volta, una volta a Bari, a Bari giro d'Italia, ultimo chilometro, si, si alza la, la mano di uno della Brooklyn, ha bucato. Fermo la miraglia, cambio la ruota, De Vlaming. Si è fermata tutta la Brooklyn, da una parte l'ha aspettato, sono partiti all'ultimo chilometro. Il gruppo era passato e beh, pazienza. Abbiamo perso la tappa. Arriviamo all'arrivo: chi ha vinto De Vlaming. Tutto il gruppo faceva la volata di qua. La Brooklyn di là sono passati erano passato completamente. E questi, come del resto, anche alla Sanremo. La Sanremo, quando ha vinto Ras, De Vlaming secondo. Allora, forse anche adesso, comunque, le ammiragli passano sotto per, prima di arrivare in via Roma, mentre loro fanno il poggio. È passato Ras. A circa 40 secondi, De Vlaming da solo. Premiamo l'arrivo: che ha vinto? Rasse con De Vlaming. la sera guardo la televisione, gli è arrivato a tre metri. Cioè, ha preso 40 secondi in due chilometri De Vlaming, Rasse eh, non no, ha no, un corridore a metà. C'era più corridori, adesso è un po' più, tutto livellato però ci ha regalato questa 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 perla comunque anche extra Fiandre che gli estimatori eh, sicuramente avranno avranno colto Beh, no, che dire, certo. vedremo vedremo no perché tanto manca poco e eh, vedremo come andrà a finire questo 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 Fiandre grazie grazie davvero di cuore a tutte le persone che ci hanno seguito in in questa nostra serata che abbiamo vissuto davvero con, con grande emozione vi aspettiamo al prossimo appuntamento del Blu di famiglia. Vi ricordiamo come sempre che andiamo in onda l'ultimo mercoledì del mese, quindi noi ci rivedremo il prossimo 27 di aprile con la puntata numero 31, mentre tra pochi istanti ci sarà il replay di questa diretta, quindi potrete rivederlo, potrete naturalmente ricondividerlo con i vostri amici e con le vostre amiche. Vi ringraziamo davvero per essere stati con noi in questa serata. Grazie ad Aldo Gios. Ciao Aldo, ci vediamo al prossimo grazie appuntamento. Ciao Marco, grazie ancora. Di, di tutto perché insomma sì. una, una bella collaborazione che, che prosegue anche nella creazione dei video e diamo merito sia ad Aldo che Marco di, 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 di seguire perché delle volte sono anche un postico eh? alcune cose quindi insomma sì. ci vuole un po' di pazienza anche. ti aspetto con un barile d'olio pronto per il <ride> esatto, obiettivo per la, della per macchina l'ottica della, della, della macchina fotografica <ride> esatto sì. e grazie anche a Davide Tessarolo complimenti ancora per la tua o bicicletta, la promessa è promessa, quindi il file con la puntata no. di questa sera anche a ricordo: sì, sì, le promesse. Io quando faccio una promessa la mantengo, quindi avrai il file della puntata in alta qualità e te lo rivedrai tutte le volte che vuoi e sarà un bel ricordo di questo appuntamento e, e, ci piace, e ci piace così. Questo è un regalo eh, firmato Joss Torino. Salutiamo anche Massimo Giolo, eh, Daniel, insomma tutti coloro che, che ci hanno scritto. Il blu di famiglia numero 30 finisce qui. Un abbraccio davvero virtuale a tutti e ricordatevi... Raduno Joss, domenica 22 maggio 2022. Il sito www.jostorino.it per avere tutti gli aggiornamenti e per farci anche ulteriori domande per seguire tutta l'evoluzione eh, del nostro brand. Quindi, insomma, tanti modi per continuare a seguirci. Chiudo con questo messaggio che credo eh, completa assolutamente questa puntata. Viva Joss! Buona serata a tutti e ci vediamo con la puntata numero 31 del Bru, Blu di Famiglia mercoledì 27 aprile 2022. Ciao a tutti! Ciao, ciao!